quanto tu possa incontrare avversari tosti, l'avversario più duro sei tu. E ogni volta che lotti lo incontri, ti ricorda sempre quello che non puoi fare, dove ti devi fermare e tu devi batterlo, ma il problema è che ce l'hai dentro. Il jiu-jitsu è molto bello perché mette a nudo il proprio carattere, non c'è via d'uscita, non c'è finzione. Quando lotti esce fuori quello che veramente sei, e questo lo rende molto affascinante, perché poi ti unisce alle persone con cui pratichi, il proprio team diventa la propria famiglia. Stai su! Stai su! Io ho iniziato a praticare jiu-jitsu brasiliano nella metà degli anni 90. In Italia eravamo forse 3-4 a praticarlo, e per molti anni nessuno aveva idea di cosa fosse. Jiu-jitsu è un sport molto contagiante. A partir do momento che você começa a praticar e você entende, tem um professor que sabe o que está fazendo, é muito difícil você largar. È bello l'aspetto della famiglia, del jiu-jitsu, del team. Allenarsi, stare insieme in accademia, motivarsi. Fa squadra, fa team, tra italiani comunque anche all'estero, ci supportiamo. 30 secondi, Rosario, dai tutto, Rosario! Dai tutto! Mancano 2 minuti, Rosario! Dai! Su! Metà lotta! Vai a strangolare qua per finta! Esse é o meu quarto ano aqui e a cada ano eu acompanho o crescimento do jiu-jitsu brasileiro aqui na Itália. Il jiu-jitsu sta aumentando esponenzialmente e per questo c'è bisogno di una guida sempre più forte, c'è bisogno di regole. Isso è molto importante perché se non un sport sem desenvolvimento, sem organização, ele non leva a lugar nenhum. Per questo motivo, insieme al maestro Dario Bacci, abbiamo iniziato a promuovere l'Unione Italiana Jiu-Jitsu. Un'istituzione che fosse seria per promuovere in Italia campionati di qualità gestiti con il regolamento ufficiale da una classe arbitrale seria e ben formata. L'Unione Italiana Jiu-Jitsu è l'unica federazione in Italia riconosciuta ufficialmente dall'International Brazilian Federation Jiu-Jitsu, quindi è l'unica che davvero può dare un senso al nostro sport. L'Unione Italiana in un certo senso è la famiglia di tutte le accademie, di tutti i team, è la famiglia allargata di ogni praticante. Atleti che conosco e quelli che non conosco. Lui è il Gi Check. I kimoni devono essere tutti con uno standard preciso, devono rispettare tutte le stesse regole. Questa è la zona più bella del campionato, perché se arrivi qua vuol dire che i tuoi sforzi si vengono ripagati. Alla fine si lotta tutto per salire là sopra. Sergio Vita, un dos migliores arbitro tu sta parlando da Europa intera, do mondo intero, po. Obrigado. Un dos migliores arbitro junto con Sergio Vita. In Italia abbiamo un progetto di formazione che stiamo tirando su insieme all'Unione Italiana Jiu-Jitsu. Ogni gara che noi organizziamo qua, che stiamo facendo un corso di arbitraggio il giorno prima, per poter far sì che coloro che si vogliono avvicinare all'arbitraggio capiscono cosa sia effettivamente arbitrare. Tô super feliz de ver como que o jiu-jitsu está evoluindo na Europa. Cada ano que se passa, eu fico cada vez mais satisfeito de ver o quanto o jiu-jitsu está crescendo. Essa iniciativa da IBJJF com a União Italiana de Jiu-Jitsu e pô, agora com esse super evento aqui, só tem coisas boas a somar para o nosso esporte. Attraverso questi pochi anni di attività siamo riusciti a coordinare tutti i principali team che promuovono il jiu-jitsu brasiliano seriamente nel nostro paese e a coordinare anche un bel calendario di gare. Probabilmente siamo la federazione
europea più attiva da questo punto di vista. Al di là del lavoro organizzativo e logistico, fa un bellissimo lavoro anche di campionato, come vedete ci sta dando un circuito di gare nazionali di alta qualità, di alto standard. Questo campionato di oggi in un certo senso rappresenta la qualità del lavoro portato avanti, perché siamo riusciti a portare dall'Inghilterra all'Italia il campionato europeo senza kimono e al tempo stesso un importante Open con il kimono, che è il Roma Open, che è valido per acquisire punti necessari per competere nella categoria delle cinture nere al campionato mondiale. Portare in Italia gare di questo livello, riuscire a portare la Federazione Internazionale d'Italia e creare questo movimento di Jiu-Jitsu in Italia è il frutto finale di un lavoro, stiamo vedendo i risultati. Brasiliano ha iniziato sempre attingendo da un pubblico composto in una prima fase di persone che già praticavano altro. Oggi abbiamo una nuova generazione di lottatori che invece sono nati con il jiu-jitsu brasiliano e che quindi stanno contribuendo ad innalzare tantissimo il livello tecnico. Tra questi oggi spicca sicuramente Luca Nacoreta, che ha ottenuto sinora i risultati di maggiore rilievo. L'Unione Italiana sta facendo un ottimo lavoro, perché adesso per un giovane che si vuole avvicinare a questo sport è molto più facile lottare, diciamo, avere visibilità e continuità. Quando vedo gli italiani che vanno all'estero stanno crescendo parecchio, diciamo che iniziamo a farci sentire in tutta Europa e speriamo molto presto anche in tutto il mondo. Esprime un po' la capacità che sviluppi di usare l'estro meccanico del corpo, bellissimo. E oggi, adesso con le nere viene fuori. In gara peso 57 kg, sono un costretto spesso a confrontarmi in palestra con persone di 90, 94, 100 kg. Il gol del jiu-jitsu è proprio questo, insegnarti a usare il tuo corpo e ottenere il miglior risultato col minimo sforzo. Sono fortemente convinto che la tecnica e la strategia faccia una differenza. Il mio lavoro si sviluppa molto anche nel campo femminile, non potendosi avvalere della forza fisica, sviluppano un jiu-jitsu più raffinato, danno proprio la sensazione dell'arte marziale, non dello sport da combattimento. Giù, Maria, vai, entra, Abri, stai passa. Vai a quattro zampe. Maria Pia, vai a quattro zampe. Per una donna è un po' complicato il jiu-jitsu. È complicato perché ce ne sono poche donne purtroppo. E non capisco perché, perché poi è bellissimo, è fattibilissimo per le donne e è utilissimo soprattutto. La tecnica che c'è nel jiu-jitsu brasiliano a tutti gli effetti si può attuare in una difesa personale. Io ho iniziato col judo e poi ho trovato il jiu-jitsu, il brasiliano jiu-jitsu. E ora dopo quasi 4 anni... mi piace, continua a piacermi, è una terapia, una malattia, è tutto, è un tutt'uno, via. Sì, mi sento ottimista perché sta aumentando il numero di praticanti, le ragazze si stanno avvicinando al jiu-jitsu sempre di più e secondo me il livello tecnico si è alzato notevolmente. Io ho conosciuto nell'arco del tempo che mi sono allenato donne che hanno una capacità di dominio e di controllo sul corpo dell'avversario anche 2 volte più pesante. Incredibile, è la disciplina del debole contro il forte. Eugenio è la persona che se sbagli qualcosa, cioè se Eugenio dice l'hai sbagliato e sistema tutto lui. Senza Eugenio non si poteva fare il campionato. Quei due ragazzi là, quel bellissimo ragazzo con i capelli spettinati e sporchi e disordinati. Quel ragazzo pelato, uno si occupa delle affiliazioni, l'altro della comunicazione. Io sono più che altro un consulente, sono una persona che cerca di sostenere al 100% con la mia attività l'Unione, però devo dire che aver incontrato Dario Baci sia sicuramente una delle cose migliori che siano successe non solo per me, ma per tutta la comunità del jiu-jitsu brasiliano in Italia.
questo facciamo mangiare allo staff, perché sennò il livello della competizione cala. L'açaí è una bacca brasiliana che nasce solo in una zona del Brasile ed è il super fruit per eccellenza. È energetico, antiossidante e ha dei principi attivi che fanno molto bene alla salute. Açaí Amazon collabora con la IBJJF e l'Unione Italiana di Jiu-Jitsu e sarà presente in altri eventi. Il prossimo sarà l'11 e 12 giugno a Firenze. Sì, mi sono nascosto. Che succede? Come mai sei qui? Perché qui è custodito il tesoro, io faccio da guardiano. Il tesoro il tesoro. Che tesoro? Qui c'è tutto. Tutto quello che hai visto si riassume tutto qui, in un piccolo simbolo, che non è d'oro, ma vale più dell'oro. Vi faccio vedere, guarda. Tutta una maledetta preparazione, fatica, sacrifici enormi, dolori, sudore, dieta, soldi spesi per questo. Questo è un simbolo, non ci fai niente, non potrebbe essere un sottobirra, perché sono grandi, però in realtà rappresenta il sudore che hai prodotto per arrivarci. Questa è la gloria, è il simbolo della gloria. E spetta solo a pochi.